questa sera alla discoteca La Canicia il top dei DJ. Alla prestigiosa console del locale della Versilia si esibirà il migliore DJ italiano di musica house italiano e uno dei migliori del mondo. Questa sera suona alla Canicia Claudio Coccoluto. Claudio Coccoluto è originario di Gaeta, inizia la sua carriera veramente presto, a 9 anni compra il suo primo disco e già a 13 programma la selezione musicale di numerose feste. Piano piano inizia a fare eventi sempre più importanti e diventa un DJ professionista quasi senza rendersene conto e inizia a suonare nei locali più importanti anche in Inghilterra ed è il primo DJ italiano a suonare al Sound Factory Club di New York. La prima produzione di Coccoluto risale al 97 quando un amico di ritorno dal Brasile gli regala un disco di samba. Nasce così un mix di suoni latini e percussioni house che dà vita al Bello Orizzonti, creato in 72 ore e prodotto dalla Virgin. Claudio Coccoluto non si limita a fare il DJ, ma sperimenta anche il ruolo di testimonial per la pubblicità. Scrive un libro, fa un professore per un giorno alla prestigiosa Università Lewis, fa il presentatore a Radio DJ ed ha anche il ruolo importante di marito e padre di due splendidi bambini. Allora ci siamo questa sera alla Canicia, un ospite che a definire eccezionale dir poco. Con noi stasera Claudio Coccoluto. Buonasera Claudio, come stai? Bene, grazie. Tu benvenuto alla Canicia. Grazie. Senti, dalla tua biografia si dice che tu hai iniziato un po' ad appassionarti alla musica all'età di 9 anni e a 13 anni hai cominciato subito ad usare i mixer. Quando hai capito che questo... Hai letto internet. Ho letto. Sono andato ad informarmi. Quando hai capito che questa sarebbe stata insomma un po' la tua professione? Non lo so, non lo so ancora se è la mia professione veramente. Per me è più un hobby che una professione. Diciamo che è una cosa che... è una grande passione che ho avuto la fortuna diventasse anche il mio lavoro. Però non la tratto come un lavoro, la tratto più come un hobby. Che bella cosa questa. Sì, sono molto fortunato. E questo è una cosa che piace, che è veramente bella. Ringrazio Dio tutti i giorni se è per questo, per dirla proprio com'è. Senti Claudio, tu a Sanremo hai partecipato alla giuria di qualità e tu come la ritieni questa cosa? Un riconoscimento internazionale della musica house italiana? Intanto ritengo un grande divertimento esserci stato, poi la seconda volta, poi lo ritengo un riconoscimento non per me stesso ma per i DJ italiani che hanno avuto una rappresentazione ufficiale, comunque un programma, un festival che fa 15 milioni di ascoltatori è importante. E poi, come dire, per togliere quella patina di spocchia per il fatto che ci sono dei generi musicali separati in maniera stagna. Chi parla di musica può parlare di qualsiasi musica, perché di musica ce ne sono solo due, bella e brutta, e basta. Senti Claudio, per chiudere almeno ti lascio andare alla console, senti un consiglio, così ti togli tutto, un consiglio a tutti quei ragazzi che vogliono iniziare a fare DJ. Perché mi chiedete questa cosa? Ma io penso che se sentite proprio la passione, il fuoco, dovete farlo. Però se non ci credete tanto, oppure se vi interessano gli aspetti laterali, il successo, che poi è un successo relativo, o avere successo con le donne, o i soldi, lasciate perdere, ci sono altri lavori. Ok, Claudio, ti ringrazio e buona serata con la Canicia. Grazie a te, ciao. Pista 2 della Canicia dove si suona la musica commerciale. Andrea, nonostante di là ci sia Coccoluto, anche qua è pieno. E noi si cerca di fare il meglio, lottiamo contro i mostri sacri che ci sono di là, però qui la gente continua a divertirsi, si vede che c'è anche una selezione per quanto riguarda l'house più pesante, qui c'è più divertimento, più commerciale.
facciamo anni 70, 80, 90 e anche un po' di commerciale come potete osservare.